Nel lavoro noi spendiamo più tempo che nella nostra vita privata e è il tempo migliore perché è il tempo in cui siamo svegli. Quindi dovremmo lavorare in un luogo meraviglioso, un luogo funzionale, sì, ma confortevole, accogliente e che ci faccia stare bene. La prima cosa che ho fatto quando ho lavorato sugli uffici è stata quella di sostituire il concetto di status con quello di benessere e di comfort. Il mio obiettivo quando disegno è fare in modo che le persone si sentano bene, si sentano a casa. E cerco di disegnare degli spazi accoglienti, aperti, in cui le persone scoprano il piacere di stare insieme, ma che rispettino anche il desiderio di intimità e di raccoglimento, che è importante. Mi interessa in questo senso più un'estetica vicina al sentire rispetto all'apparire. Per me è importante che gli spazi trasmettano empatia. Non amo molto l'eleganza fredda o il decorativismo fine a se stesso, ma cerco più un'eleganza sensuale, un'eleganza che si trasmette non soltanto attraverso la forma degli spazi o degli arredi, ma anche attraverso l'uso dei materiali, della luce, che è molto importante, e dei colori. Io dedico molto tempo a ragionare sul colore e la sensualità per me si può esprimere appunto anche attraverso un insieme di colori di un ambiente che matcha perfettamente con il colore degli arredi. Mi piacciono molto i colori che danno un senso di calma e di pacatezza e io credo che il colore sia uno strumento ancora poco utilizzato rispetto alle sue potenzialità, perché è uno strumento economico ed ecologico. Economico perché non costa niente. Ed ecologico perché permette di rinnovare i prodotti allungando la vita. Ed è uno strumento potente perché è capace di entrare in una relazione molto profonda con chi osserva. Mi sono sempre ispirata al comfort e all'estetica della casa progettando l'ufficio. Ho sempre trovato la casa più interessante rispetto all'ufficio, soprattutto lavorando con delle tecnologie leggere che sono il telefono, il portatile e senza carta. A casa poi puoi scegliere a seconda dell'attività che fai, se sederti alla scrivania perché stai disegnando oppure si può sdraiare sul divano perché se vuoi leggere un testo. Puoi cambiare posizione e questo l'ho sempre trovato molto più ergonomico che sedersi su una sedia per 8 ore. Poi in casa ti puoi chiudere in camera tua se hai bisogno di stare per conto tuo oppure ti puoi mettere in soggiorno perché hai bisogno di stare insieme agli altri. E quindi in qualche modo nell'organizzazione domestica siamo sempre stati più evoluti rispetto a quella dell'ufficio. L'ufficio sta arrivando adesso ad assumere queste dinamiche. La totale condivisione degli spazi con più persone, con età e con esigenze diverse rende molto difficile il lavoro di concentrazione. Le tecnologie ci stanno aiutando in particolare a isolare i rumori ambientali e anche a creare delle stanze virtuali in cui lavorare molto meglio in remoto, però credo saranno ancora necessari per un po' di tempo degli arredi specifici che potrebbero essere dei divisori leggeri, degli arredi fonoassorbenti che sarebbero in grado di conferire alla casa molto più riservatezza e intimità, soprattutto durante le video call.